Che cos'è per lei la poesia? Una domanda abbastanza difficile. Diciamo, posso dirlo con altre parole, magari con di altri poeti. La Zimbosca ha detto che per lei era come una maniglia alla quale aggrapparsi, oppure non so, un modo di mettersi in comunicazione con l'altro, di uscire da sé e mettersi in comunicazione con l'altro. È un modo anche per conoscersi, perché non sempre sappiamo quello che scriviamo, lo scopriamo anche dopo, tante volte. E comunque, ecco, avere anche un occhio attento alle cose che di solito passano inosservate. Ecco, diciamo, potremmo soffermarci per tanto tempo. Quindi, e che cosa le dà la poesia? Ecco, la poesia per me è assolutamente indispensabile, per me è indispensabile, proprio perché, come tutti dicono, la poesia appunto non serve a nulla, e quindi per me è assolutamente indispensabile e necessaria. È il mio modo di esprimermi, è il mio modo di essere nella vita. E quindi, ecco, com'è cambiato il suo poetare dagli esordi ad oggi, che è una poetessa più che affermata? È cambiata come cambia la vita, perché tutti i giorni noi cambiamo a seconda delle esperienze che facciamo. Quindi è chiaro che ogni minuto che passa noi siamo differenti, e quindi automaticamente quello che viene da noi cambia ed è differente. Non saprei adesso spiegare in che modo, però è chiaro, anche nel linguaggio. È chiaro che il linguaggio cambia, è chiaro che anche, diciamo, l'attenzione a certe cose cambia a seconda del tempo che scorre, dell'età, no, che abbiamo, e quindi c'è un'attenzione adesso, ovviamente c'è un'attenzione particolare in questo momento della mia vita per la vecchiaia, per il tempo che passa, in modo differente da quello che era magari, che ne so, tanti anni fa, ecco. Anche questo fa parte dell'essere persona, dell'essere persona, ecco. Che ruolo ha e che ruolo dovrebbe avere la poesia oggi nella società? Ma dunque, io sto vedendo che i poeti, cioè le persone che scrivono, diciamo meglio, non tanto i poeti, aumentano sempre di più. Addirittura sono proprio una folla. E tutti scrivono e tutti pubblicano. Questa è la cosa che mi ha lasciato più meravigliata. In realtà nessuno legge. E la poesia è intesa proprio come qualche cosa di marginale. Io qualche volta sono andata anche nelle scuole per fare dei corsi di haiku. L'haiku è una poesia particolare, insomma, una poesia breve che secondo me è molto adatta per i bambini, per i ragazzini. E niente, ho trovato sempre pochissima attenzione anche da parte degli insegnanti. Anche nei programmi scolastici, tanto si parte sempre da lì, insomma, no? Si parte dalla scuola. Poi le persone che leggono fortunatamente ci sono sempre, però ecco, nessuno può pensare più oggi a un poeta come il Vate, come qualcuno, no? Che custode della poesia, custode della lingua, sono concetti che in questo momento io non trovo attuali, ecco. Qual è il giusto modo per approcciarsi alla poesia? Ma io penso che il giusto modo, come per tutte le cose, sia l'umiltà, perché la poesia è un linguaggio e come tutti i linguaggi va imparato, e quindi bisognerebbe avere l'umiltà di leggere per imparare.